Salve a tutti, breve video di un posto abbastanza bellissimo, una città un po' diciamo medievale, perché ora vabbè c'è dei punti che è stata rifatta. Comunque benvenuti a Pescia. Questo, come potete vedere, è il fiume Pescia che arriva dalle montagne e poi, come tutti i fiumi, seguendo il loro corso vanno al mare. Qui sotto c'è anche un bel sentierino per farci una bella camminata. Non so fin dove possa arrivare, perché io l'ho fatto un pezzetto l'altro giorno e non lo so dove va a finire. Qui c'è una scalinata che scende e poi uno cammina lì. Ora io non lo so dove possa arrivare. Andiamo un po' di qua senza farsi arrotare. No, di qua si vede meglio. C'è un bel pezzo, c'è anche una bella panchina in pietra. Ma è alto, è alto qui, Questo è l'ospedale di Pescia. Io dicevo prima, per andare qui sotto come ci si fa? Qui le scale non ci sono, bisogna arrivare là in fondo a fondo. Però lo stesso, poi per salire in sali devi ritornare indietro. Io non faccio una scalinata qua, che gli costava? Qui non scendi né qui né di là. E poi eccoci qua. Dopo i vari impegni di questa mattina siamo sempre in orario per farsi una bella camminata. Infatti mi sono cambiato, come potete vedere, già in tenuta estiva, perché pur essendo metà mattinata adesso è già caldo, non si può viaggiare con abbigliamenti tipo pantaloni lunghi, impossibile. Neanche forse con una tuta in cotone, ma sinceramente io sto bene così. E quindi oggi è giornata da vlog, come avrete già capito. Noi continuiamo a farci il nostro giretto e vediamo un po' come andrà. Allora, stando su quello che dice il Google Assistant, ci sono 21 gradi a quest'ora qui e sono... E adesso c'ho una notifica e non la vedo. Comunque saranno le 11 adesso. Se non sono le 11 ci manca poco. Qui stanno tagliando tutto il prato. Era anche l'ora. Devo dire che con l'erba così, a parte questa bottiglia qui di birra e tutto questo troiaio, vabbè, però prende tutta un'altra forma. Belle stradine tattiche dove poter camminare, qui a Montecatini non mancano mai. Grazie a Dio ci abbiamo la nostra mitica pineta e oggi è veramente stupenda, così tutta ben curata. Non vi dico il perché la vedo così bella, ma una cosa mi viene da pensare, ma non la dico. Sono messi d'impegno oggi a fare un bel lavoro, beh, meglio, sono contento.
Quando vengo qui mi viene in mente anche un episodio che veniva, si verificava spesso in quei giorni, più che altro in quegli anni, si parla degli anni 80, si faceva forca a scuola, a tutto fosse, si falsificava anche, non mi viene la parola, insomma quello che per rientrare a scuola, via. E si veniva qui in Pineta, ci si divertiva, c'erano con bricola, si divertiva come matti. Qui com'è la situazione a Ruscellino? Vediamo un po', però non voglio andare sul dolce d'erba perché non so se cinghiali ci sono sempre o non ci sono più, e sapete che quelli portano le zecche e io ne so qualcosa di zecche e non le voglio riprendere. No, non male, visto di peggio. Bellino questo tratto, passati di quant'anni c'ha sto canale sotterraneo dove scorre l'acqua. Ora mi devo soltanto decidere a una data per la ripartenza per la via Francigena e poi si continua, si farà Samignato Gambassi Terme di sicuro. E con questa si vede e non si vede della ruota panoramica situata su Viale Verdi, ingresso Pineta, io vi saluto e, come avevo detto fin dall'inizio, un piccolo vlog, io vi saluto e vi auguro una buona giornata e ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!